Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del DJI Tello. Nello scorso video del DJI Tello vi ho fatto vedere come usare l'applicazione Atello Pilot, disponibile solo per i dispositivi Android, ma che implementava delle funzioni avanzate rispetto all'applicazione, quella diciamo standard del DJI Tello. In questo video volevo farvi vedere che c'è la possibilità di usare questa applicazione, o meglio, questa applicazione dà la possibilità di usare il Parrot Flypad, cioè il pad che era nato per diciamo i mini droni di Parrot, di cui ovviamente io ce l'ho per quello, perché lo usavo col mini drone Parrot. Questo dispositivo, che secondo me non è male come controller, anzi lo trovo molto molto buono, con questa applicazione ci permette di usare il DJI Tello. E devo dire che le sensazioni di utilizzare il Tello con questo pad rispetto al GameSir sono migliori, nel senso che è più piacevole usare questo rispetto al GameSir. Poi magari è solo una mia impressione o sono solo sensazioni personali, però devo dire che mi sono trovato molto bene. Adesso lo proviamo con il piccolo DJI Tello. Per prima cosa apriamo l'applicazione, ovviamente, di Atello Pilot. Andiamo sull'ingranaggio, cioè nelle impostazioni, e adesso vedete che io ce l'ho già selezionato Flypad, ovviamente, però se io vado dentro e ci clicco sopra, adesso vado ad accendere il controller, trampeggia la scritta verde perché non è ancora connesso. Adesso me l'ha rilevato, infatti è uscita la scritta Flypad, ovviamente, quindi ci clicco sopra e in questo momento lui ha associato il Flypad all'applicazione, quindi al Bluetooth del nostro dispositivo. Adesso non resta che usarlo all'interno dell'applicazione per fare volare il nostro DJI Tello. Quindi cosa facciamo? Usciamo, andiamo nelle impostazioni di volo, vado ad accendere il DJI Tello che è spento, ok, il Tello si è connesso. Adesso, una volta che abbiamo connesso il Tello, dobbiamo connettere il nostro dispositivo. Ho visto che per farlo connettere è meglio accenderlo dopo che si è aperta l'applicazione, tanto il discorso di associarlo viene fatto una volta, cioè la prima volta, poi basta. Quindi le altre volte lo andiamo a accendere una volta che abbiamo già aperto l'applicazione, così che lui si connette. Poi clicchiamo sempre sul tasto del gamepad e vedete che lui si è connesso, connected to Flypad, quindi adesso è connesso. Adesso basta andare a cliccare sul tasto, quello che poi era il tasto che faceva decollare anche il mini drone Parrot, cioè questo in mezzo, e il DJI Tello decolla. Ok, i tasti funzionano tutti, cioè tutti sono associati ai tasti in alto, quelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vedete che se io schiaccio il B funziona il tasto 3, cioè quello che fa salire e scendere il DJI Tello. Se lo schiaccio lo disattivo. Il tasto A è il 4, cioè il Tello gira a 360 gradi. Adesso lo interrompo, lo facciamo tornare un po' indietro così rimane nell'inquadratura. Poi il tasto 2, che mette il Tello in modalità veloce, cioè modalità fast, cioè lo toglie dalla modalità lenta e lo fa entrare nella modalità veloce. E poi gli altri tasti qua dietro che corrispondono al 5, 6, all'8 e via dicendo, funzionano tutti, cioè tutti i tasti vanno a comandare le 8 funzioni dell'applicazione. Per fare riatterrare il Tello basta rischiacciare il tasto questo, quello centrale, e il Tello riatterra. Per farlo decollare sempre il tasto centrale. Il discorso di usare il Flypad di Parrot secondo me è un discorso interessante, perché magari tanti già ce l'hanno, quindi lo possono utilizzare senza comprare un GameSir o un altro controller, ed è veramente veramente ottimo. Io mi trovo benissimo, c'ho anche il GameSir ovviamente, ma secondo me questo dà sensazioni di pilotaggio, per gusti miei personali, forse un pochino migliori. È anche leggero come controller, quindi secondo me ottima questa soluzione di questa applicazione di implementare l'uso di questo controller. Quindi ragazzi, se questo video
del DJI Tello e del Flypad vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!